ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. L'Assemblea dell'ATO ha dato il via libera all'aumento del 7,5% delle tariffe dell'acqua. Bollette dunque più care a partire dal 1 gennaio 2023 per le famiglie del Piceno e di parte del Fermano. Un aggravio di costi che si va ad unire a quello che già le famiglie sono costrette a sopportare. Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini. I lavori dell'acquedotto, chi li deve pagare? Solo noi? Non ci sono soldi disponibili da qualche altra parte? Per fortuna che avremo qualche aumento adesso e abbiamo avuto e poi a gennaio, però non è che ci dà modo di tamponare tutti gli aumenti, questo aiuta per carità, però gli aumenti, io devo ringraziare Dio che ho i figli fuori di casa, siamo solo io e mio marito e quindi già le spese, ma chi ha dei ragazzini da ancora mandare avanti, la scuola, i libri, cioè sono costi da sostenere, come fanno le famiglie? Che è una misura sulla quale bisogna ancora ponderare, perché di gravami a carico delle famiglie ascolane ce ne sono già fin troppi. Come tutti gli aumenti, graverà sempre sulle famiglie, quindi purtroppo sui più poveri e le famiglie meno. Quindi questa è la verità. Quindi dobbiamo combattere questa cosa cercando di fare il nostro meglio. Questo è. È preoccupato? Un po' sì, perché non per me, però per la povera gente che prende 500 euro al mese, dopo i conti si fanno alla fine, anzi a fine mese non ci arriva neanche. La preoccupazione ce ne sta dando, perché come fa? Preoccupazione deve per forza, non è dove vai a fare spesa, aumenta tutto. L'acqua già si paga abbastanza. E poi abbiamo l'acqua della nostra, perché la paga l'acqua?